Incriminato per terrorismo, si trova nel carcere di Bruges Salah Abdeslam, il terrorista della strage di Parigi, arrestato venerdì a Bruxelles. Avrebbe intenzione di collaborare con gli inquirenti. Dovevo farmi esplodere allo Stade de France, ma ho cambiato idea all'ultimo, ha raccontato. La Francia insiste sull'estradizione, alla quale però Abdeslam, tramite il suo avvocato, si oppone. È scattata formalmente a mezzanotte l'operazione rimpatri prevista dall'accordo tra Ankara e Unione Europea. Alcuni dei migranti torneranno in Turchia, dove solo gli irregolari saranno respinti. Francia e Germania offrono 600 uomini da inviare nelle isole greche, dove proseguono gli sbarchi. Morti annegati di due bambini. C'è il monito di Papa Francesco: nessuno si assume la responsabilità di fare qualcosa. Sotto inchiesta per bancarotta il consiglio di amministrazione di Banca Etruria, di cui faceva parte anche Pierluigi Boschi, padre del ministro per le riforme Maria Elena. Gli inquirenti si concentrano su stipendi e buone uscite elargite in maniera illecita, che hanno svuotato le casse dell'istituto di credito, provocandone poi il fallimento. Una voragine di sprechi nel bilancio in rosso delle Ferrovie del Sud-Est. Le cifre della cattiva gestione sono state pubblicate nella relazione del Ministero delle Infrastrutture. Quasi 14 milioni di stipendi all'amministratore unico Luigi Fiorillo, 27 a uno studio legale di Roma. Renzi e Del Rio assicurano: revocati già gli incarichi, faremo pulizia totale. Dopo 8 vittorie, pareggio 1-1 in rimonta per la Roma con l'Inter, che resta a meno 5 punti dal terzo posto. In campo oggi la capolista Juventus, attesa da un difficile derby con il Torino, e il Napoli, che ospita invece il Genoa. Per la Formula 1 in Australia si riparte con la doppietta Mercedes, Rosberg precede Hamilton e poi la Ferrari di Vettel. Ma nella pagina sportiva c'è spazio anche per Gianmarco Tamberi, mondiale indoor nel salto in alto, ne parleremo poi in TG Cronache. Dunque una buona giornata e una buona domenica dal telegiornale della 7. L'abbiamo lasciato nella giornata di ieri a colloquio fino a tardo pomeriggio con i giudici del Belgio. Parliamo di Salah Abdeslam, l'unico sopravvissuto alle stragi parigine. Lui parlerà, ha parlato ieri, continuerà a farlo in una serie di colloqui, di interrogatori che i giudici vogliono proseguire, perché molto si aspettano proprio da quanto può ricostruire Salah, che abbiamo saputo ora doveva farsi esplodere nella zona dello Stade de France, ha cambiato idea all'ultimo e a questo punto proprio lui potrebbe ricostruire la rete della morte che ha agito al Bataclan e che ha messo a ferro, fuoco e fiamme l'intera Parigi. La prima notte di Salah Abdeslam in prigione è passata nella sezione di massima sicurezza del carcere di Bruges, in una cella singola e speciale creata nel 2008 per persone ad alto rischio di evasione o con problemi comportamentali. L'ex uomo più ricercato d'Europa mercoledì mattina ricomparirà davanti ai giudici. Il suo avvocato ha già detto che non proverà neanche a chiedere la sua scarcerazione, come da prassi. Il legale ha annunciato invece che ha intenzione di denunciare il procuratore di Parigi, François Molin, per aver violato la segretezza delle indagini sul caso. In una conferenza stampa il procuratore aveva letto il contenuto di una parte del primo interrogatorio di Abdeslam, quello in cui il terrorista ha confessato che avrebbe dovuto farsi saltare in aria anche lui allo Stade de France e poi invece cambiò idea. È stata una violazione dei diritti del mio cliente, ha detto l'avvocato Sven Meri, un errore che non posso lasciar passare. Quindi domani presenterà denuncia per violazione del segreto istruttorio. Prime schermaglie legali quindi per la difesa di Abdeslam, che punta innanzitutto a cercare di evitare l'estradizione dal Belgio alla Francia. Finora non è trapelata alcuna spiegazione che Abdeslam potrebbe aver fornito sul perché abbia rinunciato alla sua missione suicida, abbandonando in un secchio della spazzatura la sua cintura esplosiva e dandosi invece alla fuga nella notte delle stragi il 13 novembre scorso. Parigi, come ovvio, non ha nessuna intenzione di lasciarselo scappare un'altra volta e adesso annuncia di aver intensificato al massimo i controlli ai confini, perché l'arresto di Abdeslam e del suo complice a Molenbeek è stato di certo, come ha detto il ministro dell'interno francese Bernard Cazeneuve, un grosso colpo per l'ISIS e ora ci si aspetta che i fanatici delle cosiddette cellule dormienti, sparse non solo in Belgio ma anche in altri paesi d'Europa, cerchino di fuggire per sottrarsi alla cattura, soprattutto se Abdeslam vuoterà il sacco raccontando ciò che sa sulla rete jihadista. Ecco perché anche l'Interpol ha raccomandato alle polizie di tutto il continente la massima allerta.
Lo sapete, nelle ore in cui si metteva proprio a Bruxelles le mani, si mettevano le mani su Salah, i 28 dell'Unione Europea trovavano faticosamente, dopo 3 consigli europei, quell'accordo con la Turchia, che nelle intenzioni, almeno a breve termine, dovrebbe contribuire a gestire il flusso dei migranti. È un impegno anche dal punto di vista organizzativo davvero imponente, soprattutto per la Grecia. Non a caso pochi istanti fa fonti del governo ellenico hanno detto che comunque l'accordo non scatterà immediatamente, nel senso che ci sono dei tempi tecnici e non sarà operativo da subito, più di 24 ore serviranno, ma nel frattempo le immagini sono le stesse, i drammi ancora gli stessi, il numero delle persone da rimpatriare, eventualmente da smistare sul territorio europeo, davvero, davvero tante. La chiusura della frontiera marittima prevista dall'accordo tra Unione Europea e Turchia non ha fermato migranti e rifugiati. Nelle ultime 24 ore sulle coste delle isole greche sono sbarcate quasi 900 persone. 2 bambini di 1 e 2 anni caduti in mare sono affogati, mentre 2 adulti a bordo di un gommone non ce l'hanno fatta, sono arrivati già morti sulla spiaggia di Lesbo. Queste immagini mostrano i tentativi purtroppo vani di salvataggio e la distruzione dei gommoni su cui i siriani avevano viaggiato. Se le nuove regole funzioneranno, questi potrebbero essere stati gli ultimi sbarchi, ma non sono in molti a crederci. Le ONG che si occupano dei migranti sono critiche sull'accordo di Bruxelles con la Turchia, parlano di deportazione di massa e di mancato rispetto delle leggi internazionali. Inoltre, le continue partenze dalle coste libiche verso il canale di Sicilia non sono un precedente che infonde fiducia sulla capacità di gestire il flusso dal punto di partenza. Anche stamattina nei porti siciliani sono arrivate le navi con a bordo centinaia di migranti salvati in mare ieri. Tutti erano partiti dalla Libia. Ma l'Europa ha bisogno che l'accordo con la Turchia funzioni ed è pronta ad inviare personale, soprattutto da Francia e Germania, per gestire le procedure di richiesta e concessione di asilo, oltre che i mezzi e le navi di Frontex per il rimpatrio dei migranti in Turchia. La Grecia, che sta ospitando quasi 50.000 persone, 12.000 nel campo di Idomeni al confine macedone e 7.000 nelle isole, ha cominciato i trasferimenti nel continente. Sulle isole saranno creati centri per la richiesta di asilo, vi resterà solo chi accetterà le nuove procedure. Ogni richiesta sarà individuale, richiederà come minimo 2 settimane. Ciò significa che i rimpatri non potranno iniziare subito. I 50.000 bloccati in Grecia potranno iscriversi però volontariamente al programma di ricollocamento nei paesi europei, che finora non ha dato grandi risultati, solo 700 su 160.000 sono stati ricollocati da Grecia e Italia. La redistribuzione dovrebbe riguardare 6.000 persone al mese, al momento è un obiettivo che sembra davvero impossibile. Obiettivo, lo sappiamo, che deve condividere tutta l'Unione Europea. In questo senso si è espresso anche il nostro Presidente della Repubblica Mattarella, tra le altre cose ha detto l'accoglienza dei migranti deve essere un valore dell'Unione Europea. E poi ancora l'ennesimo appello di Papa Francesco, l'Angelus Domenicale, nella Domenica delle Palme, parole forti anche di accusa nei confronti di chi non sente di doversi prendere la responsabilità di vite così disperate. Ascoltiamo un passaggio di Papa Francesco. Gesù prova sulla sua pelle anche l'indifferenza, perché nessuno vuole assumersi la responsabilità del suo destino. E penso a tanta gente, a tanti emarginati, a tanti profughi, a tanti rifugiati, che dico loro, tanti non vogliono assumersi la responsabilità del loro destino. Queste le parole dunque di Papa Francesco nei confronti dell'emergenza migranti. Papa Francesco che si è dedicato nelle ultime settimane anche a un lavoro discreto ma davvero efficace nel rendere possibile e imminente una visita che riscrive la storia dei rapporti tra Stati Uniti e Cuba, e dunque atteso con una visita ufficiale, tutti i crismi di una visita ufficiale, il presidente americano Obama a L'Avana. Guardiamo. È la tappa conclusiva del percorso avviato 15 mesi fa con l'annuncio della ripresa dei rapporti diplomatici. Oggi Barack Obama arriva a L'Avana per sancire nei fatti il disgelo tra Cuba e gli Stati Uniti, archiviando 55 anni di guerra fredda a colpi di isolamento, sanzioni ed embargo.
Dopo oltre mezzo secolo di rivoluzione castrista costruita sui principi del comunismo, l'isola attende adesso la svolta dell'economia di mercato e i suoi effetti concreti, a partire dalla cancellazione delle restrizioni sugli investimenti stranieri che porteranno nuovi indispensabili capitali. La visita diventa allora il segnale politico e simbolico di un momento di profondo cambiamento ormai irreversibile, una scelta voluta fortemente dall'amministrazione del secondo mandato di Obama, anche se col congresso di Washington dominato dai repubblicani e le elezioni presidenziali di novembre difficilmente le sanzioni saranno revocate in tempi brevi. Il presidente atterrerà a La Habana oggi pomeriggio con la moglie Michelle e le due figlie Malia e Sasha e una delegazione di parlamentari. Il primo incontro previsto è con il cardinale Ortega, l'arcivescovo della capitale, che insieme a Papa Francesco ha avuto un ruolo chiave nel riavvicinamento dei due paesi. Domani, dopo l'omaggio alla statua di José Martí, eroe dell'indipendenza, il presidente americano incontrerà Raúl Castro e in serata parlerà agli imprenditori cubani di opportunità reciproche, sviluppo, cooperazione. Nessuna visita alla residenza di Fidel è prevista, mentre martedì la TV nazionale trasmetterà in diretta il discorso di Obama rivolto ai cubani e agli esuli fuggiti all'epoca della rivoluzione. Dopo aver assistito a una partita di baseball tra la nazionale cubana e i Tampa Bay Rays, il momento più delicato della visita, il presidente statunitense incontrerà diversi esponenti della società civile e dovrebbe vedere anche un gruppo di dissidenti e di oppositori del regime per difendere i diritti umani e sottolineare le forti differenze che ancora esistono tra Cuba e le moderne democrazie. Il 22 marzo Obama ripartirà diretto in Argentina, ma la primavera del disgelo proseguirà venerdì 25 con l'arrivo dei Rolling Stones nella città dello sport della capitale. Più di mezzo milione di persone assisteranno gratis all'attesissimo concerto della band inglese, che ha deciso di celebrare con la sua musica la storica fine dell'isolamento di Cuba. In primo piano nella domenica, e torniamo dunque a casa nostra, torna ancora l'inchiesta dei PM Retini sul dissesto di Banca Etruria, perché dopo l'apertura del fascicolo per bancarotta è arrivata la svolta con tutto il consiglio di amministrazione dell'istituto che è sotto inchiesta. Di quel consiglio di amministrazione faceva parte naturalmente anche l'ex vicepresidente Boschi, padre del ministro Maria Elena. La Procura di Arezzo non conferma e non smentisce, ma i componenti dell'ex Consiglio d'amministrazione di Banca Etruria sono effettivamente iscritti nel registro degli indagati per bancarotta fraudolenta. Avvisi di garanzia non notificati, esistenti già da diversi giorni, per l'ex presidente Lorenzo Rosi al centro e per quelli che furono i suoi vice, a destra Alfredo Berni, a sinistra Pierluigi Boschi, padre del ministro delle riforme. Aperto poco più di un mese fa, il giorno stesso della dichiarazione di insolvenza, il quinto filone d'inchiesta sui disastri della banca segna dunque il primo punto concreto, basato sulla delibera approvata dal CDA a metà 2014, quando fu deciso di indennizzare con 1.200.000 euro l'ex direttore generale in uscita dopo 6 anni, Luca Bronchi, oggi accusato di concorso in bancarotta fraudolenta. Nella relazione che porta al commissariamento di Banca Etruria, gli ispettori di Palazzo Koch definiscono l'accordo non in linea con le disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione vigenti all'epoca, che prevedevano in caso di risoluzione anticipata del rapporto il collegamento dei compensi alla performance realizzata e ai rischi assunti. Una buona uscita illecita, insomma. L'accusa mira al sequestro della somma. Ma non è solo Bronchi a ricevere una montagna di soldi negli anni in cui Banca Etruria scende nell'abisso, con sofferenze sui crediti che vanno oltre i 2 miliardi. Mentre le filiali ricevono ordine di vendere 110 milioni di obbligazioni subordinate, i vertici della banca si autopremiano. Gli uomini di Banca Italia calcolano che tra il 2010 e il 2014 gli emolumenti per tutti i membri del CDA ammontano a 14 milioni. Le delibere che decretarono le assegnazioni di quei soldi sono sui tavoli dei magistrati e dei finanzieri di Arezzo, che perlustrano anche vari altri fronti. I premi per il personale, ad esempio. Il 27 settembre 2013 la banca elargisce ai dipendenti 2 milioni e 100 mila euro per il conseguimento di traguardi importanti. E poi le consulenze, assegnate anche quando la banca era già in dissesto. Avevano fondamento o nacquero solo per drenare risorse? E ancora, i prestiti agli stessi amministratori e alle aziende decotte, milioni affidati senza garanzie o con garanzie palesemente insufficienti.
Sono davvero tanti, alcuni anche famosi, gli imprenditori dell'Aretino che in queste settimane tremano e nelle prossime soffriranno. E c'è un altro dissesto arrivato in primo piano dopo la relazione pubblicata ieri. Parliamo delle ferrovie del sud-est, denaro sprecato a quanto pare e la volontà espressa da un tweet questa mattina dal premier Renzi di fare piazza pulita al più presto. Stipendi d'oro all'amministratore delegato, consulenze milionarie a studi legali e ingegneri, forniture a prezzi fuori mercato. È la storia di un dissesto italiano, il buco nero di 311 milioni di Ferrovie Sud-Est, che poi sono i treni in Puglia e il cui unico socio è il Ministero delle Infrastrutture. Un carrozzone statalista senza giri di parole. La relazione pubblicata ieri dal Dicastero è la storia di 20 anni di mala gestione che, come si legge nel documento, hanno prodotto treni in ritardo, autobus vetusti, passeggeri furibondi e debito fuori controllo. Un'azienda fuori dall'azienda, sempre secondo quanto è scritto nella relazione. Un disastro, non per l'amministratore unico, l'avvocato Luigi Fiorillo, che ha passato 23 anni dentro l'azienda, attraversando due o tre ere politiche fino al commissariamento di pochi mesi fa. Il suo compenso da amministratore era di 48.000 euro l'anno, in realtà sommando anche un contratto da Cococò e un rimborso come dirigente Trenitalia in distacco dal 2004 al 2015 ha percepito un compenso lordo di 13.750.000 euro. Poi c'è il capitolo di appalti esternalizzati e consulenze, 272 milioni di euro negli ultimi 10 anni. Con una serie di clamorose anomalie, come il contratto ultradecennale per la realizzazione dell'archivio, affidato a una professionista e poi allargato al marito commercialista e al figlio avvocato. Firmato nel 2015 doveva durare un anno a 8.950 euro al mese più spese e IVA. Era stato allungato fra un accordo e l'altro fino al 2021 e aumentato a 9.500 euro. Il commissario del Ministero lo ha revocato. I costi sostenuti dall'azienda per l'archivio sono stati di quasi 3 milioni. Senza la revoca sarebbero arrivati a oltre 5 milioni, il prezzo di un treno e mezzo. Uno studio legale in 3 anni ha contratto con Ferrovie Sud-Est 12 incarichi per quella che nel documento viene definita un'attività di piani di fattibilità e valorizzazione che implicano prioritariamente competenze di tipo aziendalistico, urbanistico e commerciale. Un altro studio legale, in assenza di un servizio interno, ha gestito le cause dell'azienda dal 2001. Gli onorari accumulati negli anni ammontano a 27 milioni di euro, con uno scaduto e un debito di quasi 15 milioni affrontati con un piano di rientro. Sempre per le consulenze, un ingegnere ha collaborato per 20 anni con Ferrovie Sud-Est, percependo compensi come persona fisica e giuridica insieme per studi di progettazione o preliminari. Fra tutte e due le cose, ha fatturato all'azienda più di 50 milioni di euro. È stata anche una settimana dal punto di vista politico davvero turbolenta, la resa dei conti, l'ennesima in campo Partito Democratico domani alla direzione con il ruolo delicato di Renzi da segretario e poi il centrodestra, se ce ne fosse stato bisogno si è avuto la conferma che sul territorio in vista delle comunali le diverse anime si muovono in un ordine più o meno sparso. Berlusconi torna in pista, un vecchietto che ha deciso di scendere nuovamente in campo, ha detto ieri da Palermo, e subito si scatenano le reazioni. Da Forza Italia Giovanni Totti chiede regole nuove, Forza Italia non è più forza egemone, servono regole condivise da tutti, Berlusconi ne uscirebbe rafforzato. Mentre dagli ex del nuovo centrodestra arriva l'invito al Cavaliere a rifare il patto del Nazareno. Silvio ammetta i suoi errori e rifaccia il patto, chiede Fabrizio Cicchitto, che spiega. Berlusconi deve trarre le conseguenze dei suoi errori, fare i conti con una posizione riformista che c'è, quella di Renzi. Uscire dal governo e per fare cosa? Per rincorrere una nebulosa politica. Berlusconi deve rifare il Nazareno, dice Cicchitto, oppure provare a fare una opposizione libera al popolare. Ci provi, vediamo se è in grado. Noi certo non corriamo tra le sue braccia dopo che lui è andato a sbattere. A sbattere, dice Cicchitto, mentre ieri Grillo era stato ancora più sprezzante con lui.
Noi giustizialisti e incapaci di governare, deliri di un povero vecchio. Una cosa è certa, Berlusconi si inserisce nel caos del centrodestra di queste settimane, al via una campagna su internet e TV, provando a recuperare nella sfida rovente con Matteo Salvini, accusato oggi da Maurizio Gasparri di usare la capitale come palcoscenico per manovre politiche. In palio c'è la guida del centrodestra, su Roma c'è solo Bertolaso, dice Gasparri, ma forse le cose non stanno più così, serve un piano B per evitare il tracollo politico ed elettorale. La carta potrebbe essere quella di Alfio Marchini, volto moderato già sostenuto dall'NCD di Alfano. Il ritorno a Marchini potrebbe servire a Berlusconi da spariglio politico. Tempi di decisione ristrettissimi. Si attende l'ultimo sondaggio di Forza Italia martedì e poi si decide. Vediamo insieme le immagini di un incidente davvero pauroso che ha coinvolto purtroppo con la morte di 14 studenti un autobus all'alba questa mattina in Spagna, dicevamo a 150 km a sud di Barcellona. A bordo dell'autobus 54 studenti universitari del programma di scambio europeo, il classico Erasmus. L'autista ha perso il controllo per cause ancora da chiarire, si è scontrato con un'auto, si è salvato l'autista e due componenti conducenti dell'auto, non i 14 ragazzi di diverse nazionalità. Adesso andiamo al campionato di calcio. C'era grande attesa per la sfida che valeva un posto in Champions, a classifica alla mano, tra Roma, Juve e Inter. L'Inter ha cercato di distaccarsi, l'Inter ha cercato di ridurre le distanze dalla Roma, un'illusione durata quasi fino all'ultimo. Scampato pericolo per Luciano Spalletti, enorme rimpianto per Roberto Mancini. Dopo 8 anni si sono ritrovati avversari alla caccia di quel terzo posto che vede adesso la Roma con la dote invariata dei 5 punti di vantaggio. Brucia al tecnico nerazzurro un pareggio subito a pochi minuti dai titoli di coda, proprio nel giorno in cui la sua Inter gioca la miglior partita in trasferta. Senza Card infortunato e con Palacio squalificato, convince la formula dei velocisti, con Biabiani e Perisic che martellano sulle fasce. In particolare Colato sublima con il gol, un'altra prestazione maiuscola con cui fa dannare Florenzi, mettendone a nudo i limiti come esterno adattato. Un altro croato, Brozovic, mostra il mix di forza e tecnica. Meno brillante del solito la Roma, che interrompe la serie delle 8 vittorie consecutive. Spalletti ormai considera Dzeko una riserva e si affida alla bussola Perotti per attaccare. Ma il problema di ieri sono stati i palloni gestiti senza lucidità nell'impostare l'azione, scoprendosi troppo. La personalità emersa dopo lo svantaggio è stata convincente e dopo gli interventi importanti di Handanovic è arrivato l'acuto di Nainggolan, che rimette la Roma in linea di galleggiamento. Il tecnico accoglie con serenità l'1-1, mentre bacchetta al direttore sportivo Sabatini per aver annunciato il suo addio a fine stagione. La Fiorentina potrebbe beneficiare del pareggio in ottica Champions in caso di vittoria a Frosinone. La tensione si sposta sulla corsa a scudetto e tutti si chiedono quante scorie dopo Monaco la Juve si porterà dietro nel derby. Le insidie ci sono e per questo Allegri è categorico. Domani è una partita, non contano le altre 8. Domani conta quella partita per noi e quindi bisogna affrontarla nel modo giusto, ripeto, senza essere nevrotici. Se nei primi 4 minuti del derby Buffon non subirà gol dal Toro, diventerà il portiere meno battuto nella storia del campionato. Parte in panchina Dybala. Ci sarà invece Gonzalo Higuain al centro dell'attacco del Napoli, ha smaltito la contusione. Al San Paolo contro il Genoa in salute, 3 successi in 4 gare, la squadra di Sarri giocherà alle 18, conoscendo il risultato della Juve, ma il tecnico lo considera un insulto. Ma la cosa che mi fa più arrabbiare è che ci sono 2 orari in cui le squadre a primavera non vorrebbero mai giocare, le 18 e le 12:30, e la Lega a noi è stata così disattenta che ci ha messo 2 partite consecutive a questo orario. E poi ci sono gli orari dei motori, stasera è notturna il primo atto del mondiale MotoGP con Rossi che riparte dalla seconda fila in Qatar. Invece si è già spento il primo atto del mondiale di Formula 1, Mercedes davanti alla Ferrari. Detto così sembra non cambiato nulla, invece il Gran Premio racconta tutta un'altra storia di rimpianti per la rossa. La bandiera rossa tradisce la rossa, il gioco di parole fotografa il Gran Premio della Ferrari a Melbourne nel debutto della nuova stagione. Senza l'interruzione della gara al 18° giro, il cavallino avrebbe potuto ottenere qualcosa in più del 3° posto conquistato da Vettel. La partenza è stata perfetta, tutto stava andando per il meglio, poi lo stop ci ha penalizzato, l'amaro commento a fine gara del pilota tedesco, frenato anche da un successivo problema al pit stop. Il motore ha invece tradito il compagno di scuderia Raikkonen, costretto al ritiro neanche a metà corsa.
Anche questo mondiale si è aperto così nel segno delle Mercedes. Alla fine prima e seconda al traguardo con Nico Rosberg, stavolta davanti al campione del mondo Lewis Hamilton. Frecce d'argento velocissime come lo scorso anno, ma in Australia hanno dato la sensazione di essere diventate finalmente battibili. La gara è stata condizionata sicuramente dallo spaventoso incidente che ha coinvolto Alonso e la sua McLaren. Dopo un contatto con il messicano Gutierrez, la monoposto dello spagnolo, che forse ha frenato tardi, è uscita di pista ribaltandosi più volte. Autodistrutta, ma Alonso illeso. Sono qui solo grazie a una macchina molto robusta e alle nuove regole sulla sicurezza. Qualche anno fa questo sarebbe stato un incidente con conseguenze molto più serie, ha detto lo spagnolo. Lo stop alla gara ha spezzato i sogni di gloria della Ferrari, che era in fuga con Vettel davanti alle Mercedes di oltre 10 secondi. A fare la differenza è stata poi la diversa scelta delle mescole. La Mercedes ha deciso di montare le gomme medie per tirare fino alla bandiera a scacchi, mentre la Ferrari ha conservato le super soft per poi affidarsi alle morbide. Una strategia aggressiva che però non ha premiato Maranello, anche per un errore in frenata di Vettel. In Australia comunque il cavallino ha dimostrato di avere una macchina molto più veloce in gara che in prova. Quest'anno il mondiale promette di essere molto più combattuto, la battaglia è appena iniziata. E staremo a vedere, con questo ci fermiamo, c'è ancora il TG Cronache, dunque la parola a Raffaella Di Rosa. Grazie, una buona domenica a tutti voi.